lasciata la ciociaria attraverso le terre del Lazio alla volta della Sabina, una regione storica che corrisponde pressappoco oggi alla provincia di Rieti. I suoi castelli, i laghi e i borghi ve li racconterò a breve, dopo aver raggiunto la cima più elevata dei Monti Reatini, al crocevia tra Lazio, Umbria e Abruzzo. Oggi dormo in un fantastico casale nella campagna di Città Ducale, sono praticamente al confine tra Lazio e l'Abruzzo. Guardate che magnifico tramonto verso Rieti. Domani invece vado dietro quelle montagne dove c'è il Terminillo. La nuova giornata è perfetta per dell'escursionismo. Mi sono fatto il mio panino per l'escursione di oggi, perché venendo qua non si può non andare sul Terminillo. E allora, dalla piazza centrale di Città Ducale, questa graziosa piazza, andiamo invece adesso a camminare. Permesso. Io devo andare qua, signora. Non si sposti, eh? Alla partenza il sentiero è ostruito da camminatori piuttosto miti. Comincia con questo meraviglioso panorama e con l'attraversamento qua di muli e cavalli. Il mio nuovo percorso, scusate, posso? Ciao. Il mio nuovo percorso di trekking: si parte dal rifugio Sebastiani, si fa un percorso ad anello che mi porterà in vetta, un anello che non dovrebbe essere troppo complicato, perlomeno in chilometri non sono tanti, 6 o 7, però c'è un bel po' di dislivello. Ci saranno punti un po' esposti perché l'ultimo tratto lassù è in roccia e sulla cresta, e vediamo che cos'è. Speriamo sia più facile la risalita di quello che è stato il Circeo. Intanto la vista attorno è magnifica, è spaziale. Continuando a salire, attorno a me appaiono vecchie conoscenze. Sì, è decisamente il mio caro vecchio amico, il Corno Grande. Quindi quella vetta a 2900 metri è il Gran Sasso d'Italia, la montagna che ho risalito nella stagione sull'Abruzzo, per cui andatela a rivedere perché è stata un'escursione davvero strepitosa. In tanti, tra l'altro, mi chiedono sempre consigli su quell'itinerario anche a distanza di tempo. Questo masso qui è la vetta del Terminillo, quest'altra roccia calcarea che quindi mi ricorda molto il suo gemello, il suo fratello maggiore, ovvero il Gran Sasso. Si guardano in questa digressione di montagne, qua siamo proprio nel centro d'Italia. Se avessi una mano gigante per poter sfogliare ognuna di quelle creste, si vedrebbe una vallata diversa, un fiume diverso, dei borghi diversi. E quindi questi punti di riferimento del panorama hanno rappresentato per secoli, per millenni, punti di riferimento per i popoli che hanno attraversato questi territori. Qui, in particolare nella Sabina, tanti popoli addirittura pre-romani hanno attraversato queste valli. Mi permetto ancora una volta di ricordarvi di quanto l'uomo e la natura siano interconnessi. Proseguendo, il percorso diventa sempre più ripido. Ecco qua in questa gola, questo è un pezzo dove bisogna iniziare ad usare le mani per tirarsi su, perché oddio, gli scalini sono veramente altissimi. Dura è dura, perché tutta la parte in salita è quella più ripida ed è una salita continua ed è tutta su terreno sassoso, e in alcuni punti bisogna anche usare un pochino le mani. Qua mi ricorda molto la via delle creste che feci per scendere a Gran Sasso, tra l'altro si vede, mi sa, proprio anche da qua la via delle creste. Se avessi un binocolo forse vedrei anche il tracciato, perché si cammina proprio in cresta, come vedete, da una parte e dall'altra è parecchio scosceso, anche se non estremamente ripido. La via delle creste del Gran Sasso era più pericoloso secondo me, e si cammina sempre su questi speroni di roccia dolomitica. E intanto si è avvolti da questa sfilata di damigelle montane che sembrano tenere il vestito del Gran Sasso, il vero protagonista di questo
di questo panorama. Poi, a un certo punto, la vetta. I traguardi giungono sempre all'improvviso. Ecco lo sperone di roccia. Questo cippo sta ad indicare che proprio in questo istante sto arrivando a 2216 metri. In questo preciso istante, guardate, lo faccio insieme a voi, metto i piedi in cima alla vetta del Terminillo. Questo lo mostro per tutti coloro che per non voglia o non capacità non riescono a salire in cima a vette così impegnative. Vi faccio vedere che cosa si trova poi sulle vette, ovvero cippi con segnata l'altitudine della montagna dove l'hanno messo. Poi dopo le persone attaccano oggetti per loro significativi. Cassetta, ah, questo non lo si trova spesso, attenzione. C'è una cassetta con tutti i diari da firmare e adesso ne firmeremo uno anche noi. 21 agosto 2016, Giulia, voglio osare dove sono le aquile. Primo messaggio che ho letto è già di grande suggestione. C'è chi lascia il proprio account Instagram, come farò io tra poco. Balliamo sul mondo, quindi c'è anche chi cita cantautori italiani. Insomma, adesso è arrivato il mio momento di lasciare un segno anche sulla vetta del Terminillo di un reporter in valigia. Se siete arrivati su da soli, siete pronti ad andare da soli. Questa frase mi piace molto, l'ha scritta il 21 agosto 2021 Esther. Giornata bellissima per salire, sole, calore, pace, serenità, tranquillità in compagnia di un amico. Così Vanessa il 23 settembre era felice. E c'è anche chi pensa al prossimo in maniera alternativa, lasciando le sigarette, anche se in realtà non è molto pensare al prossimo con le sigarette, magari evitiamo in cima alla vetta. E poi un'altra cosa carina da fare quando sei in vetta è chiacchierare con la gente che è in vetta, perché i discorsi che si fanno sono i discorsi da vetta, cioè quali altre vette si sono risalite, quanto è stato faticoso, quanto sono più faticose le altre. Poi si iniziano a contare tutte le vette che si vedono attorno. E adesso, a proposito di vette, il sentiero prosegue su questa cresta stupenda e sarà in discesa e mi accompagnerà fino al rientro. È una zona in cui si vedono Umbria, Marche, Abruzzo, Lazio e tante città, anche capoluoghi di provincia come L'Aquila e Rieti. Ma le difficoltà non sono affatto finite, tutt'altro. Ecco, ora la situazione si fa un po' più complicata perché, come vedete, il sentiero prosegue sulla cresta. In questo punto si vedono sulla roccia i vari simboli del sentiero per arrivare su quell'altra sommità. Però bisogna fare veramente attenzione, fare affidamento a tutto il proprio senso dell'equilibrio, oltre che, ve lo ricordo, avere chiaramente sempre delle scarpe perfette. È parecchio impegnativo, vediamo cosa ci aspetta. Mi sta coprendo le spalle adesso la vetta del Terminillo che mi sono lasciato dietro. Proseguo lungo il sentiero delle creste che mi riporterà più indietro. Si vede la traccia. La vista permette di spaziare in tutte le regioni circostanti. Davanti a me ho l'Umbria, poi vedo i Monti Sibillini con le Marche, l'Abruzzo appunto col Gran Sasso e chiaramente il Lazio della Conca Reatina qua sotto di me. Ti danno proprio l'idea di essere sopra, di camminare sopra una cartina geografica, di quelle che vedevamo appese a scuola. Dalla vetta, quella lassù del Terminillo, ho camminato lungo la cresta
come fa quel signore, forse lo vedete quel puntino là dietro. Poi sono ridisceso di qua e adesso in questo punto la discesa è un pochino ripida, ma poi si rifà di nuovo più lieve, come vedete, scende qua e prosegue all'ombra di questo masso enorme, e dietro a quel colle c'è il rifugio, il mio punto di partenza. Quindi qua si ha proprio la percezione di tutto questo gigantesco anello del Terminillo. La natura di questi posti permette di assentarsi per un giorno dal clamore della città e ritrovare se stessi. E tra le valli della Sabina troverò la conclusione di questo viaggio nelle terre del Lazio.